Buonasera a tutti e bentrovati alle Cantine di Platone. Comincia una nuova settimana, qui con me un nuovo autore che ci terrà compagnia per tutte queste sere, Cristiano Cavina. Ciao Ciao, Cristiano, ciao. bentrovato. Grazie. Scrittore di Casola Valsegno, qui davanti a noi le sue cinque creazioni, i suoi cinque successi. Quanto c'è della tua terra nella tua scrittura? Una domanda facile, almeno inizia bene. Cominciamo di Quando ti interrogavano che ti facevano scioltezza. subito la prima domanda. No, tanto, c'è cioè, tanto. Devo dire che quando ho incominciato, adesso io non avrei mai pensato che un giorno raccontare delle storie sarebbe diventato il mio mestiere. E quando ho incominciato, insomma, mi vergognavo un po' di quello che scrivevo, infatti non lo facevo mai leggere perché mi prendevano tutti in giro, anche perché per i miei amici scrivere era una cosa un po' da femminucce, quindi io stavo zitto e facevo le Facevano mie altro. cose, loro facevano decisamente altro. E mi ricordo infatti che la prima volta che ero in pizzeria a fare le piste, mio zio ha una pizzeria e nessuno crede più che io faccia le piste. Infatti vengono da tutta Italia apposta in pizzeria per vedere se io sono lì Se è davvero e vero. ci sono, così ci guadagni anche dei soldi. E venne un giornalista del Corriere della Sera a intervistarmi e mi chiese quanto c'era d'autobiografico nel mio primo libro alla grande e io gli dissi niente. E il libro raccontava di una storia ambientata a Casola Valsegno, di un ragazzino nato senza padre, in un piccolo appartamento delle case popolari, e io sono nato in un piccolo appartamento delle case popolari senza padre, fra l'altro i nomi delle vie erano le stesse di Casola, quindi avevo detto una balla pazzesca perché pensavo che lo scrittore dovesse inventarsi tutto e io non mi inventavo niente perché era la storia della mia vita, quindi della mia terra c'è molto, insomma, c'è quasi tutto. Non sono mai riuscito a scrivere qualcosa lontano da Casola. Forse l'ultimo romanzo è ambientato nella Cava dei Gessi, che è a 2,5 km. Beh, però. Dopo cinque libri, ho calcolato che fra 15 anni riuscirò a ambientare un romanzo a Castel Bolognese, perché mi allontano da Casola di due Piani piani. chilometri ogni 10 anni, quindi più o meno. E quindi la passione per la scrittura dicevi che nasce in tempi remoti. Sì, ma guarda, per la scrittura non lo so di preciso, so che la passione per le storie è nata da subito, perché per chiunque sia romagnolo, adesso non è proprio le storie, però io sono cresciuto in mezzo alla gente più grande di me che mi diceva addego fatti, dico un fatto, no? Mi prelevavano, poi mi piantavano lì e iniziavano a parlare, quindi Quindi prima le hai ascoltate. prima le ho ascoltate a casa, perché a casa mia è una famiglia dolcissima, però fatta di persone più o meno fatte a modo loro, un po' matte, che litigavano sempre, quindi si rinfacciavano le cose del passato ed era un modo di raccontarsi le storie. Poi a 11 anni ho iniziato a lavorare nel bar di mio zio e io passavo interi pomeriggi a asciugare le tazzine, intanto lì davanti avevo questi signori che giocavano a carte, che a un certo punto iniziavano a giocare tipo a beccacino, bus, vedete, striscio, volo, sbagliavano, alla fine litigavano e dal beccacino si rinfacciavano te nel 53, tua moglie ti ha fatto cornuto, sai, queste cose così. E quindi Quindi erano altre ancora le storie. storie. Poi mi è sempre piaciuto leggere e a un certo punto forse è venuto naturale quello che avevo ascoltato, i libri che leggevo, ho fatto un mischione, come si suol dire, tipo a 18 anni ho detto provo a scriverlo. Io prima in realtà suonavo, avevo altre passioni che era suonare la chitarra. E poi mi hanno cacciato via dal gruppo e non potevo più andare a suonare e stavo lì in casa e ho detto ma avevo una macchina da scrivere. E ho provato a raccontare una storia, quindi tipo ho iniziato a scrivere a 18 anni, neanche tanto presto, perché io conosco molti altri scrittori che hanno iniziato tutti Si a 11 cimentano anni. prima, sì. Sì. Io ho iniziato sui 18 anni, ho scritto un romanzo, un giallo, bruttissimo, proprio. Facevo poi liti a Imola e ho smesso di andare a scuola, facevo buco per andare a scrivere al Parco delle Acque, stavo chiuso nella macchina a scrivere sto giallo. Poi dopo 2 settimane d'assenza ho detto bisogna che torno a scuola, solo che non sapevo chi era l'assassino del libro, no? E non sapevo come fare a finirlo, a un certo punto nel romanzo ho fatto scoppiare un incendio in cui morivano tutti i protagonisti del libro, così ho detto non so chi è l'assassino, però Me ne lavo le mani. comunque è lì, no? È morto anche lui, no? E quello è stato il mio modo di iniziare, però con le storie ho avuto a che fare fin da piccolo, fin da piccolo. E queste prime scritture non le facevi leggere a nessuno?
No, non le facevo leggere perché prima mi vergognavo, perché come ho detto prima, scrivere sempre per i miei amici che fanno altri lavori, hanno altre passioni, era una cosa un po' effeminata, no? Tipo le amiche a scuola in terza media scrivevano le poesie, no? Se io dicevo scrivo mi prendevo in giro, adesso non sì. posso dire la parola giusta, però mi prendevano in giro. E poi in realtà le prime cose che ho scritto non è come le storie che racconta adesso, che pubblica adesso. All'inizio io imitavo i libri che mi piacevano, quindi tipo a 18 anni avevo una grandissima passione per un grande maestro che è Stephen King, e quindi anch'io scrivevo libri horror, erano tutti ambientati a casola, i mannari così, solo che i miei libri non erano horror, erano orrendi, facevano proprio schifo. E poi mi piaceva la fantascienza, allora anch'io facevo libri di fantascienza in cui gli alieni, solo che non iniziamo da New York nei miei libri, iniziamo da casola a conquistare il mondo. Mi piacevano i gialli e anche lì serial killer, investigatori privati, però a casola, no? Come se a casola ci fossero le agenzie investigative. E ho continuato per anni a fare tipo le cover, come adesso un gruppo che è normale, un gruppo inizia a suonare, inizia a fare i pezzi dei Beatles, dei Rolling Stones o dei Nirvana e poi arrivi ai tuoi brani. Io ho iniziato così, poi a 25 anni ero solo in casa, avevo perso mia nonna da 10 anni, io sono cresciuto con i miei nonni materni e ho scritto, invece di mettere i soliti lupi mannari, serial killer così che affollavano casola, ho raccontato di come avevo perso mia nonna a 16 anni e ho scoperto le storie che volevo salvare. Abbiamo parlato di musica, abbiamo accennato a questo mondo, ascoltiamo un po' di musica da Dagmar e Valentina e poi torniamo qui. Cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel loved for the first time, I know that it's true. I can tell by that look in your eyes. Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel loved for the first time, and I know that it's true. I can tell by that look in your eyes, in your eyes. Cristiano, l'ultima tua fatica è scavare una buca. E abbiamo appunto accennato all'ambiente da dove nasce questo libro, quindi le cave di gesso e così. Sì. Ecco, perché questo ambiente, questo particolare scenario ti ha ispirato una storia? Guarda, in realtà io dopo... alla fine del mio penultimo libro, dopo che ero uscito, non volevo. Ho chiamato i miei editori, gli ho detto: basta. Io chiudo bottega, ho raccontato tutto quello che ero partito dall'undicenne chirichetto ed ero arrivato avevo raggiunto me stesso, avevo raccontato di come ero diventato padre e pensavo di non aver più niente da salvare, da raccontare, insomma. E mi avevo detto: guarda, io finisco qui, sono a posto. Ho sempre scritto perché avevo qualcosa che sentivo di dover raccontare, poi io sono a posto, la mia vita l'avevo prima dello scrivere, continuerò a averla.
Poi un giorno ho un amico che lavora, adesso non so se si può dire in televisione, però dico stesso, chi se ne frega, per la Saint-Gobain, che è la multinazionale che fa il cartongesso a Casola, e lui lavora sia nello stabilimento che nella cava. E lui mi diceva da tanti anni, vieni a vedere la cava, no? Io, come tutti i casolani, la vedo più o meno tutti i giorni da quando sono ragazzo. Tu, la statale, passa lì in mezzo e vedi in cima al monte questi buchi, il monte che fa la curva, tutto lavorato, ed è, fa parte del mio, insomma, è come il giardino di casa, non ci faccio più caso più di tanto. E lui mi diceva, vieni a vederlo che è un posto bellissimo. Io dicevo, wow, sarà rimbambito, insomma, bellissima la cava. Poi un giorno a luglio aveva preso delle... Io avevo già una mezza idea, perché mi ho ricordato una frase che avevo sentito 10 anni prima al bar da un vecchietto con cui stavo seduto fuori a fumare. Mi era tornato in mente, ho detto, bisogna che vado a vedere la cava. E lui aveva... Ovviamente non si può andare nella cava, bisogna chiedere i permessi. E lui l'aveva chiesto, sono andato e sono arrivato in questo posto che è a 2 chilometri da casa mia, e appena sono arrivato ho detto... Pensavo di essere dall'altra parte del sistema solare, anche perché era luglio, era le 3 del pomeriggio, il gesso è un cristallo, quindi luccicava, sembrava di camminare su un diamante. Poi dalla strada, quando passi sotto, vedi questi camion, questi scavatorini, sembrano giocattoli, no? E allora, quando sono arrivato lì, ho sentito il rumore, ho detto ok, è un camion, poi mi è passato davanti una ruota che era 2,5 metri di diametro, che è uno dei dumper da miniera che portano 90 tonnellate a pieno carico. Praticamente una casa, quindi era tutta sballata. In più il responsabile della cava mi ha detto andiamo a fare un giro sotto. Io un po' avevo paura, perché ho dei problemi con i posti chiusi, perché sono rimasto chiuso nell'ascensore a Lourdes quando sono andato in gita con mia nonna, queste cose un po' strane che mi capitavano. E allora lui mi ha detto vieni a vedere. Allora sono andato di sotto e praticamente abbiamo fatto 1 chilometro con la jeep, e quando siamo arrivati nel cuore della montagna, fra l'altro fuori c'erano 40 gradi, là sotto ce n'erano 5, perché sotto la montagna è sempre inverno. C'era un uomo dentro un cabinotto che muoveva un braccio mobile e bucava con un martello pneumatico questi massi. E io ho pensato, mi sembrava Geppetto, solo che non era stato ingoiato dalla balena, ma da una montagna. E io gli ho detto al responsabile di cava, ma io non pensavo che buttaste giù il monte così. E lui ha detto, no, noi qua non buttiamo giù niente, noi coltiviamo la pietra. Allora ho detto ok, devo raccontare del coltivare la pietra, e così ho raccontato del lavoro nella cava, insomma, anche perché la frase che avevo sentito dal vecchietto che mi aveva incuriosito era, vedendo lo spennacchio dal centro di casa, avevo visto il fumo, ho sentito questo vecchietto, sentito il boato, poi te abiti a Casola, non ci fai quasi più caso. Io quando facevo le scuole elementari preparavo la cartella quando tremavano i vetri dell'aula, perché le mine esplodevano alle 4:25 e facevano tremare i vetri, no? E quindi te preparavi la cartella. Ho visto sto pennacchio di fumo e sto vecchietto, Ciapernè si chiamava, che fumava sigarette senza filtro, si voltò e mi disse, in dialetto lui lo disse, poi dico in italiano, disse, a forza di scavare arriveranno all'inferno. E quindi tanti anni dopo, quando mio amico ha detto vieni a vedere la cava, sono andato sottoterra, ho detto ok, devo raccontare dello scavare all'inferno e del coltivare la pietra, ed è andato avanti, e ho scritto il libro, insomma. Allora facciamo così, domani sera vi facciamo ascoltare un brano tratto da quest'ultimo successo, Scavare una buca, e noi per stasera vi salutiamo e vi diamo la buonanotte. A domani.
chiara la parola. Chi deve fare penitenza? Io? Tutti e due le... È la prima volta che devono gestire una penitenza? Prima uno e poi l'altro. Ah, ho capito. Beh, io sono, non posso contestare il giudizio della nostra giuria. Anche le sue collaboratrici sono d'accordo? Tutto bene così. D'accordissimo. Li ha corrotti, immagino, perché non c'è. Allora, va bene, ok. Allora, avevamo le buste. Naturalmente dobbiamo sorteggiare la busta numero 1, la numero 2, la numero 3. Facciamo sorteggiare prima Fontanelice? Vediamo un attimo. Forza, Giovanotto, una busta. Una sola, basta, tanto ne avete abbastanza di una penitenza. Loro hanno preso la busta numero 1. Vi chiedo di rimpiazzarmi la busta numero 1 che avete gentilmente lì davanti, così facciamo per par condicio sorteggiare anche il nostro comune. Facciamo alzare la sua collaboratrice, che la vediamo anche in piedi, perché insomma il décolleté c'è chiaro. Vediamo anche il resto, che insomma, complimenti assessore e viva l'assessore. Non so per quale motivo si è alzata la signorina, tutti applaudite, sono passato io, nessuno manco guardato, non si è svegliato neanche il cane quando sono passato io, quindi vabbè, insomma, forse abbaia, va bene. Allora, via, altro sorteggio da questa parte, vediamo un attimo cosa sorteggiate voi. Dall'esterno, busta numero 2, allora, se la devono giocare vicini la penitenza? Come vogliono, perfetto. Allora, vediamo un attimo Fontanelice cosa dice la penitenza numero 1. Ah, beh, insomma, via, questo è per il... No, questa è mia, che c'è la soluzione, è troppo facile. Un indovinello, via, un indovinello. Cosa dice l'indovinello? Allora dice: arriva solo prima, arriva solo dopo, ma nasce solo nella luce, è sempre la stessa, ma sempre un po' diversa. Questa è bellissima. Io non so, vi do l'indovinello. Sindaco, a chi vuole dare l'onore di stare concentrato? Quanti minuti abbiamo per l'indovinello? Vediamo un attimo se c'è scritto. Abbiamo 3 minuti di tempo. Il cacciatore? Sì. Il cacciatore che sa tutto sugli indovinelli, in 3 minuti lei ci dice l'indovinello. Perfetto, via. Si alzi pure, il cane è tanto imbalsamato, dorme lì da ieri sera che dorme, quindi insomma non riesco a capire. Perfetto, si è alzata alle 4 per andare a caccia, sicuramente sì. Lei indovinerà anche l'indovinello. Prego, si può accomodare là nella poltrona. Là in castigo così. Se vuol stare anche in... seduto ci può stare tranquillamente. Mentre vediamo un pochettino a Saludecio. Cosa ci dicono? Poesia da imparare in 12 minuti. Oibò! Beh, insomma, una bella poesia per modo di dire. Sì, è una parte dei Promessi Sposi. Non ve la leggo perché sono veramente... auguri qua. Allora, voi sapete che con la penitenza naturalmente rischiate di retrocedere di 5 caselle, naturalmente, quindi cercate di, diciamo, adottare, cioè di imparare il più possibile la poesia e di indovinare naturalmente l'indovinello per Fontanelli. Ci prego, a chi vuole naturalmente girare, dare allora, l'incombenza. Naturalmente ai ragazzi giovani che sono abituati, sì. Allenati, no, a studiare. Certo, quindi, anche perché sono dei teatranti questi qui, mi sembra di capire anche, no? Quindi anche, abituati anche, a imparare copioni. Anche. Quindi cercate di imparare la memoria, poi dopo la controlleremo. Chi è che si offre? Forza, veloci, perché forza, non è che abbiamo... velocissimi. Chi si offre? No, non conta la voce, ci chi serve la memoria. Chi si offre? Giada? Elisa? Lei non ha... Ma devi impararla, non devi recitarla. Dopo non la reciterai magari, ma la serve per imparare. Chi è che ha più memoria di voi? 12 beh, minuti forza, per imparare veloci. Benissimo la nostra beh. Giada, così vediamo anche... Complimenti, signorina Giada, dopo anche sfilata meravigliosa. Benissimo, perfetto, bene. Quindi 12 minuti, a questo punto è partito il timer che insomma, mi fate una somma di punti, di tempo che non riesco a definire, comunque sia, va bene. 12 minuti di tempo, 3 minuti per voi. Voi sapete già tutto? Già fatto. Là, attenzione, sanno già tutto Fontanelice. Mi accomodo vicino al nostro cacciatore. Mi accomodo qua vicino, stia pure sedere. Sì. Allora, mi metto qua vicino al nostro cacciatore, cosa dice l'indovinello? Arriva solo prima, arriva solo dopo, ma nasce solo nella luce, sempre la stessa, ma sempre un po' diversa. Che è? La luna. La luna. Secondo voi può essere la luna? Vediamo. Vediamo cosa dice. È bravissimo il cacciatore, è veramente molto, molto, molto bravo. Arriva solo prima. Arriva solo dopo, ma nasce solo nella luce, è sempre la stessa, ma sempre un po' diversa, la luna. Bravi! Bravissimi, bravissimi, devo fare complimenti. D'altra parte un cacciatore si alza all'alba, quindi la luna, insomma, Bravissimi, poi a sedere, bravi, complimenti. Lo sapevate l'indovinello oppure è arrivato lui per deduzione logica? È un... Ah, ok, benissimo, bravi. Sono stati bravi, giuria, Quindi meritatissimo, a prescindere se è fredda la piadina?
Perfetto, benissimo. Bene, lasciamo la nostra ragazza che sta imparando la poesia. Beh, direi che insomma siete andati via alla grande, bravi. Lancio di dadi, eravamo rimasti per? Noi. Per Fontanelle. Cioè, via, bellissimo lancio di dadi, puoi prendere il dado, giovanotto, nel frattempo. Vediamo quanto facciamo. Tocca loro? Ah, ci avete provato. Ci hanno provato, Giuria a te. No, facevo per vedere se era attenta alla giuria. Quindi lancio di dadi. Assolutamente, io mai attento. Non può pretendere questo Gigliola da me. Sa che... Prego, facciamo un bel... 8. Andiamo avanti di 8. Forza. Dal nostro amico Claudio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casella matrioska, quindi andiamo avanti di altri 8 punti. Forza, altri 8. Claudio, forza. No, aspetta, sempre con loro. Ti spiegherò, vieni qua. Ah, sempre con loro. Stai calmo, ti spiego il gioco. Allora, quando si arriva nella casella matrioska, sì, si va avanti di altri 8, ma sempre loro, non gli altri. Ok, quindi? Va bene. Allora, facciamo così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casella 49. Allala, vediamo un po' cosa dice la casella 49. Casella 49, ti lascio intanto il microfono. Spesso mi chiedono quale sia stata la vittoria più importante di un'autovettura della mia fabbrica. Io rispondo sempre così: la vittoria più importante sarà la prossima, lo disse Enzo Ferrari. Personaggio. Qui lascio naturalmente agli uomini, lascio al mio sindaco che forse è. Direi. Sentiamo un attimo, sindaco, che scavalca tutti quanti. La vittoria più grande che ci possiamo aspettare Certo. È quella della santificazione del beato Amato Ronconi da Saludecio, un pellegrino nato nel 1225 a Saludecio. Praticamente è andato 4 volte a piedi a Santiago di Compostela, in Spagna, ed era un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese. Praticamente ancora la sua casa natale è la casa di riposo del paese ed è veneratissimo, nonostante che poi le gerarchie ecclesiastiche non l'abbiano mai considerato o fatto diventare beato, perché per diventare beato ci ha messo 500 anni, il suo nome è rimasto per 500 anni dentro la gente, dentro la persona del nostro paese. Noi sappiamo che la causa è a buon punto, lui è in una buona posizione a Roma, speriamo che ci diano la possibilità di farlo diventare quello che è un santo, perché di miracoli ne ha fatti talmente tanti, dimostrati in giro per l'Emilia Romagna, ed è veramente l'anima del nostro paese. Certo, quindi un personaggio è veneratissimo anche nelle Marche, è veneratissimo, ma poi era anche una persona di un alto spessore umano, praticamente la sua casa diventò rifugio di pellegrini che andavano a Roma, ed è quello che è ancora praticamente nella sua casa. Si accolgono i pellegrini, perché chi va nella sua casa non ha redditi per andare in casa di riposo dove costa tanto stare. Perciò, quindi ancora adesso diciamo porta avanti questo spirito. Ma intorno alla sua salma, che nella chiesa parrocchiale di Saludecio c'è un via vai di gente quotidiano, praticamente è veneratissimo. Bene. Nonostante che poi non sia molto stato mai considerato tantissimo dalle gerarchie. Come mai questa cosa qui? Perché di solito le santificazioni si vanno pari pari anche col potere che ha il paese dal quale uno proviene o dalla zona dalla quale proviene, purtroppo è così. Purtroppo è la realtà, sono persone che si sono prestate agli altri. Però noi ci crediamo molto. Certo. E lottiamo affinché questa cosa venga nel giro di poco tempo. Bene, in bocca al lupo, insomma, via. Bene. D'accordo, benissimo. Un applauso al Comune di Saludecio, questo suo personaggio molto, molto illustre sul territorio. Bene, altro lancio di dadi, facciamo sempre il nostro amico giovanotto. Eccolo qua, facciamo un bel 5. Claudio, avanti di 5, forza. Allora, sono sempre i blu. 5, andiamo nella casella 33, dice anche il numerino stavolta, ti stai prendendo gusto. Provo. Casella 33, facciamo leggere a Claudio, via, che fa riferimento. No, non che vedo lume. Come vedi lume? C'hai gli occhiali? C'ho gli occhiali, ma non vedo lume. Levati gli occhiali così vedi meglio. No, cosa dice? Casella 33. Moro romagnola, razza suina, autoctone inserite nel piano regionale di sviluppo rurale come razza da salvare. Che bravo, come legge Claudio non legge nessuno, quindi la mora romagnola. Alla mora la passo al mio vice sindaco, i prodotti tipici sono i suoi. Sindaco, quindi... Vice sindaco fortunato, le passano la mora. Sì, tutte le cose. Tutte le cose che le hanno. Le cose godereccio sono le mie. D'altra parte. Quindi... No, con questo voglio dire che anche a Fontanelice si alleva la mora romagnola. Sì. E voglio fare una considerazione sulle aziende agricole del nostro territorio.
Sappiamo che l'agricoltura sta attraversando un momento molto difficile dal punto di vista anche dei prezzi e diciamo della remunerazione dei prodotti. Noi a Fontanellice abbiamo la fortuna di avere molte aziende agricole condotte da ragazzi giovani che certo. si sono insediati al posto diciamo dei loro genitori nella conduzione dell'attività familiare. Fra questi, come ho detto prima, c'è un allevamento molto fiorente. E per quanto riguarda le razze da salvare, le due razze principe, il bovino di razza romagnola e il suino di mora romagnola, trova ampia rappresentanza ed è allevato con molta professionalità da anni. La mora romagnola, ricordiamoci, rischiò di scomparire. Ne erano rimasti 8 esemplari a Cosina nel 2002-2003 e Fontanellice è stato uno dei primi comuni. Grazie, vicino a Faenza, giusto, esattamente, diciamo, tra Faenza e Forlì. Grazie alla passione, alla professionalità del nostro comparto agricolo a riportare in auge questo bellissimo animale che ci fornisce dei buonissimi prodotti che possiamo gustare sulle nostre tavole. Bellissimo poi perché fa dei buonissimi assolutamente prodotti. Assolutamente sì. Ma gli animali sono tutti belli, cioè sì. Non è che c'è... Dipende sempre quello che danno, no? Anche per quello che danno e per la funzione che hanno. È come la nostra giuria, dici i comuni sono tutti belli, ma dipende sempre quello che danno. Sì, no, infatti, quello che danno quello la giuria. Quello che danno la giuria, naturalmente, loro hanno questa valutazione. Bene, bene, complimenti quindi per questa, naturalmente, questa razza suina. Come sta andando, Saludecio? Tutto bene? Già imparato il titolo? No, però, meno male, è importante, insomma, il titolo, siamo al titolo, quindi va bene, no? Molto bene. Saludecio, altro tiro di dadi, via, vediamo, che bella mescolata, guarda lì che meraviglia, 10, 5 più 5, 10, forza, andiamo avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, no, no? Ecco. Prende la strada corta, oltre. Andato oltre, quindi 10, però siamo arrivati sulla casella matriosca, andiamo avanti di altri 10, bravo, hai imparato il gioco, bravissimo, 2, 3, 4, 4, 4, dopo il 4 c'è il 5, vai avanti, 4, vai avanti, Claudio avanti, scusate, Claudio dobbiamo andare avanti, 4, avanti Claudio, avanti, scusate, una... Claudio, siamo arrivati a 4, 4, 5, no, 5, dopo il 4 c'è il 5, sì. No, sci, no, gli sci, vabbè, sì, sci, 4, 5, no, aspetta, allora, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Dobbiamo ritornare indietro. No, 4, vai avanti, ma torni indietro. Capito? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Di là. Adesso è perfetto. Adesso hai capito. Bravissimo, andiamo alla casella 57. Ti ha fatto un piccolo passo indietro, ma a noi che ci importa. Dice Parma, capitale alimentare d'Italia, qua si mangia sempre, città di aristocratiche tradizioni culturali. Ma questa è la vostra. Mamma mia, ma neanche farla apposta. Guarda che meraviglia. Che roba. Chi è? Allora, no, dico bene, sai, dal ponte alla mora romagnola, cioè finalmente. Oh, di che no, si parla? Allora, volevo dire, no, innanzitutto dare grande soddisfazione a questi ragazzi, ragazze, persone che comunque si impegnano tantissimo. Spieghiamo chi sono, però. Esatto, stavo infatti... Sì, no, mi permettevo. Sono ragazzi che durante l'Ottocento Festival, appunto quello di cui ha parlato il sindaco prima, certo. Allietano un po' queste nostre sfilate. Per cui questa manifestazione culturale che è 800 Festival, un'altra molto bella che si chiama Nero Notte Teatro, ispirata sempre all'Ottocento, sì. Ma alla prosa, alla poesia, a tutto quello che riguarda il noir di 800, quindi racconti noir. Ecco perché abbiamo queste due donne, no, così velate, nere, proprio perché rappresentano questo Nero Notte Teatro. Nero Notte Teatro, esatto, quindi, che è un evento. Una manifestazione in un piccolo borgo restaurato meraviglioso che si chiama Castello di Meleto, dove facciamo ogni anno questo Nero Notte Teatro, che è proprio ispirato al noir. Ah, fantastico. E magari, cioè, invece di parlare tantissimo, intanto che potrebbero fare un giretto? Fare un giretto, sì. Potrebbero così. Fare un giretto, giudice, magari... Presidente, stanno facendo un giretto, se si vuole allietare... Possiamo? Se vogliamo vedere bene. Ecco, esatto. Prego, fate pure un giretto. Prego.
queste nostre meraviglie. Quindi questo è naturalmente, ripeto, certo. Prego, una piccola sfilata, insomma. Questo è la presenza della Notte Teatro, questo 800 festival. 800 festival. Durante 800 festival, naturalmente, balli ottocenteschi, questo è 800 valzer, festival anche, esatto. Anche, certo. Esatto. Ecco, tutte dalla giuria. Ecco. Silvestrini. Non ci fermiamo magari, no? Cioè. Mamma mia ragazzi, questo è un atto veramente indegno per la giuria. Sapete che il nostro giudice ormai innocuo. Allora, prego, permettetemi un attimo, scusate, no, volevo introdurmi. Presidente, potete andare, tanto vi ha già visto sicuramente. Sicuro che vi ha visto bene, lui ci ha un occhio. A trovare Saludese. Ma che ci verrà non ci sono dubbi. No, dicevo in senso locomotorio, Presidente. Ma lei come mai le ha attratte qua? Posso chiedere? Non lo so, sono venute qua. Sono venute da lei. Io non ho fatto niente. Questo non avevamo dubbi, che lei non faceva niente. Io ero qui. Cosa ne pensa di questo atto di corruzione? È un bel momento coreografico. Sì, però se anche lei non prende il microfono non si sente, lo sa, visto che è capace e attento agli altri. Io pensavo che il radiomicrofono suo fosse sensibile e prendesse anche la mia. Non abbiamo un ripetitore, abbiamo dei radiomicrofoni. No, va bene. Dica pure, quindi... Ho detto che è stato un bel movimento coreografico. Certo. Quindi adesso con la giuria cercheremo di valutare questo momento. Questo momento, perfetto. Ma comunque anche Fontanellice ha un bel momento coreografico. Coreografico. Soprattutto perché c'è il... Il? Tartufo. Il tartufo. Bene, detto questo mi permetto io di metterci la mano, coincide con i 3 minuti. Bravi, bravi, bravi. Un applauso, insomma. Si sono giocati un buon jolly. Via, bravi, complimenti. Fontanellice, via, vediamo un attimo, lancio di dadi, vediamo come riusciamo, prego pure, lancia pure tranquillamente, oh là là, un bel 10, complimenti giovanotto, mano fortunata, loro sono sempre gli azzurri Claudio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Casella numero 43, Bologna, qual pare a riguardar la Garesenda sottolicchinato, quando un nuvol vada sovressa sì che ella incontropenda. Lo disse Dante Alighieri, non mi chieda cosa ha detto, ma lo disse lui, io mi astengo da quello che Beh, Dante ma io disse. Mi allaccio da un monumento che lui cita ad un altro che Fontanellice ci è caratterizzata, che è l'archivio Museo Mengoni, palazzo del 400, all'interno del centro storico, come dicevo prima l'antico borgo è nato nell'epoca medievale, poi è sorto e si è esteso fra i due rii, Rio Chiusura e Rio Colombarino, e oggi ancora la conformazione di questo centro storico che la caratterizza. E qui abbiamo appunto i palazzi più importanti, e nel centro storico si entra dall'arco della porta del castello dello Zampa, per poi c'è il palazzo pubblico, sede del municipio nel passato, oggi sede dell'archivio Museo Mengoni. Anche perché, lo ricordo, uno dei cittadini noti di Fontanellice è proprio l'architetto Mengoni, certo, che ha costruito la Galleria di Milano, e questo, diciamo, l'opera che più viene ricordata, ma non solo, ha progettato tantissimi centri storici, ha costruito la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna ed è stato soprattutto l'uomo dell'Ottocento, che ha portato avanti una nuova architettura con l'utilizzo di materiali come il vetro e il ferro, quindi molto innovativo, certo, e che noi abbiamo celebrato con i 150 anni dell'Unità d'Italia, perché d'Italia è l'uomo proprio dei valori risorgimentali. Bene, bene. Un applauso a Fontanellice. Ha finito, Sindaco? No, non ho qualcosina? Finito. Io vorrei passare dalla cultura del sapere alla cultura dei sapori. Sì. E quindi per una questione di par condicio, perché non può sfilare... Il bosco. Dare tartufone al tartufaio, al cacciatore, verso certo, la commissione. Certo. Bisogna. Forza, sfilate, figuranti del bosco. Non svegliate sono figuranti, prima i cani. No, sono le vere figure che vivono il bosco. Certo. Il cestino, guarda qua. Re tartufaio, che secondo me il tartufo sotto quella maschera lo sta facendo veramente, si sta tartufando veramente, eccolo qua. Ecco, poi Marta li accompagna verso la commissione, perché eccola, Marta sa cogliere, ormai è diventato il rito, vedete i punti questo rito della commissione. Ecco qua, quindi mamma mia che sciccheria. Ecco, da quest'altra volta metteremo un valore di punteggio anche per quanto riguarda la conduzione, perché non è giusto che tutto Silvestrini si porta... È imbarazzante questo momento, devo dire, alta televisione, questo momento di alta televisione. Sono Lodornà,
solo l'odore, faccia... sì, 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 lui è abituato ad solo... Sono delle palline nere. No, ma sono meglio quelle bianche, glielo posso garantire bianche. Da esperto che sono molto meglio quelle. Teniamo lontano il cane. Proviamo a sentire il cane cosa ne pensa. No, ma potete accomodarvi, se no insomma, accomodatevi pure, abbiamo visto. Quello lasciate qua? Lo potete lasciare qui. Sì, 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 certo. Adesso diventa dura. Sì, è molto dura anche per noi qui. Immagino, qui stavolta veramente ce la stiamo... È un bel casino. Ce la stiamo... vabbè, insomma, vediamo un attimo, c'è ancora la penitenza, c'è ancora... bene, bravi, complimenti, altro jolly per quanto riguarda il comune di Fontanelice. Lancio di dadi, via, forza per Saludecio. Vediamo, vediamo, abbiamo fatto 8, avanti di 8, forza. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casella 61, bravo Claudio, hai capito come funziona, hai visto, non sa ella, signor contessa Lovatelli, che domine Dio fece apposta il lambrusco per innaffiare nel innaffiar dell'animale caro ad Antonio Abate, lo disse Carducci. Quindi facciamo riferimento Carducci, alla storia. Carducci qui. Innanzitutto mi ricorda una cosa importante di Saludecio, sì. Perché il nostro Giuseppe Albini diventò rettore magnifico dell'Università di Bologna dopo Carducci. Oh, è vero. E quindi questa è già una cosa che... Siamo sotto al ponte, ma tutto il resto siamo, guarda, siamo riusciti a collegare. Il ponte all'inizio... Si è preso in defaillance. Bene, bene. Però bene. Questa è la storia di Saludecio. Mi piace ricordare anche, come il sindaco di Fontanelice ricorda l'Ottocento, appunto il loro palazzo ottocentesco e via di seguito. Noi ricordiamo che appunto nell'Ottocento Albini divenne rettore dopo Carducci. E ricordiamo anche, come dice il sindaco, il nostro Saudecio, il nostro slogan è terra di saperi, terra di sapori. Perché oltre ai sapori, i saperi. Quindi certo, abbiamo avuto certo. tantissimi personaggi importanti come Publio Francesco Modesti, un grande umanista. Siamo stati dal 1504 al 1508 sotto il dominio veneto e quindi... Publio Francesco Modesti scrisse Le Veneziadi, cioè ha una tradizione storica importantissima, una tradizione culturale altrettanto importante. Abbiamo avuto, per dire, da letterati a storici che hanno dato a Saludecio certo. molto lustro nei secoli. Bene, complimenti, bravi, bravi a Saludecio, terra di saperi, terra di sapori, quindi importantissimo. Ultimo tiro per Fontanelice, ci vediamo, poi dopo... Stop, io direi di fermare la penitenza, giusto? Siete d'accordo? Fermiamo la penitenza, quindi dopo l'andremo a provare, puoi accomodarti passando da dietro, perfetto, da dietro proprio, da dietro, perfetto così, è meraviglioso, complimenti. Che strana concezione del dietro però, ha detto passiamo da dietro, attraverso. Bene, forza, lancio di dadi così terminiamo alla pari, poi sentiamo la poesia. 7, avanti di 7, forza Claudio, velocissimo che abbiamo veramente pochi minuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casella Matrioska, avanti di altri 7, Claudio, è sempre quella di prima, la Matrioska andiamo avanti di altri 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casella 57. Allora andiamo a vedere cosa dice la casella numero 57. Parma, capitale alimentare d'Italia, città di aristocratiche tradizioni culturali. E qua si mangia sempre. Quando parliamo di cibo, sempre il mio vice sindaco. È il cibo. Mamma mia, vice sindaco. Beh, ormai diciamo che qua. Vi sarete sarete creati l'idea sbagliata che io sono un mangiatore. Assolutamente no. No, ma cioè, ci voglio dire. Anzi, stavamo parlando se lei aveva una palestra. No, no, neanche no, assolutamente. No. Ecco, volevo fare un parallelismo che è questo. Insieme ad un buon cibo ci sta un buon bicchiere di vino. Certo. Non chiaramente in maniera sbagliata o eccessivo compulsiva, ma in modo responsabile. Uh-huh. E noi il 10 di agosto promuoviamo insieme al Comitato Sapore in Piazza l'iniziativa aderente al circuito nazionale certo. di Calici di Stelle, dove Belli. Le aziende locali, e come ha detto il sindaco, mm-hmm. noi a Fontanelice abbiamo un po' tutto l'arco delle colture agricole, le aziende locali promuovono i loro prodotti, sia comunque vini del territorio e anche prodotti alimentari. A questa iniziativa, dato che anche noi oltre ai sapori abbiamo i saperi, creiamo interessanti iniziative di contorno, dato che notoriamente il 10 agosto San Lorenzo è la notte in cui cadono le stelle.
insieme all'associazione Astrofili Molesi diciamo, facciamo le mappe della volta celeste e anche la lettura delle mappe zodiacali. E poi il giorno dopo, l'11, facciamo la camminata e usciamo a rivedere le stelle per smaltire tutte le nostre gozzoviglie. Beh, insomma, bello, bello questo, questo parallelismo, come dice il nostro vice sindaco. Complimenti, bravi, bravi a Fontanelice. È il momento della poesia, perché il gioco si ferma qui. Vediamo se il tabellone decreterà questo giudizio oppure dovremmo arretrare di 5, se la, nel caso la poesia venga. Le dico di passare davanti stavolta, vedere se ne passa dietro. Vediamo, le posso lasciare il microfono? Perfetto, vediamo un attimino. Non sto pensando... Niente. E già questo potrebbe corrispondere al nostro Claudio qua dietro. Dica pure. Non sto pensando niente. E questa cosa centrale, che a sua volta non è niente, mi è gradita come l'aria notturna, fresca in confronto all'estate calda del giorno. Che bello, non sto pensando niente. Non pensare a niente e avere l'anima propria intera. Non pensare a niente e vivere intimamente il flusso e il riflusso della vita. Non sto pensando niente. È come se mi fossi appoggiato male. Un dolore nella schiena o nel fianco, un sapore amaro nella bocca della mia anima, perché in fin dei conti non sto pensando niente. Ma proprio niente. Brava, brava. Io non ho parole, non ho parole. Bravissima, bravissima, perché devo dire, non è una poesia facile, lunga, scritta da Fernando, avevo letto Pensosa, dice non sto pensando a niente, Pensosa, no, invece Fernando Pessoa, sì. Conosci? No. No, perfetto, dice, ma chi è Pessoa? Non è di Saludecio, no? Dice, di quei famose terre di saperi? No, non c'entra niente. Allora, direi che rimane il punteggio, naturalmente, per quanto riguarda il tabellone, fermo qui, quindi un punto per il comune di Saludecio, che si ferma a 61, quindi bravi, 61. Complimenti, applauditevi. Mentre... non vince il gioco Fontanelice, perché ahimè si ferma a 57, però insomma, sì. Vediamo un attimino quello che la giuria ci dice. Quindi per ora un punto per, sì. Per il comune di Saludecio. Bene, allora, per quello che riguarda la valutazione scenografica, l'allestimento... No, aspetti. No, aspetta. Allora, lei mi fa il contrario di Claudio. Sì. Claudio mi dice Saludecio, sì. Ma lei mi può dire scenografica? Perché se dice scenografica fa riferimento alla signorina qua dietro del frantoio. Sì, vabbè, lei è scenografica, no, però, lei scusa. Sarà scenografico. Scenografico. Oh, perbacco, non mi può, eh. Cosa vuole che dica? Capisco le sue vicinanze scenografiche, ma scusi, Prego. Siamo in scenografia. Perfetto, mi va meglio. Bene, abbiamo dato un bel 8 a tutti e due. Ah. I comuni. Perfetto. Perché ci sono... Bravi, bravi, bravi. Però, dopo lunga, attenta ponderazione, 57 a 57,5, Fontanelice 57,5. Quindi? Fontanelice. Quindi Fontanelice, quindi sì. Due per loro e uno per loro. Sì, perfetto. Esatto. Quindi vince il comune di Fontanelice. Di Fontanelice, perfetto. Un applauso. Bravi, bravi tutti quanti, complimenti, complimenti naturalmente, insomma questo è il giudizio della giuria, bravissimi naturalmente a Fontanelice. Detto questo siamo giunti al termine di questa nostra puntata della Matriosca, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, abbiamo sforato di qualche minuto, ringrazio Claudio, Claudio vieni qua a fianco a me, facciamo i saluti finali, dalla prossima settimana probabilmente ci sarà ancora Silvia, sei contento? Sì, è meglio. Sì, è continui... il suo lavoro. È il suo. Non è il mio. Non lavoro. È il suo, è il suo. È il suo. Sì, va bene, dai. Ecco. Bene, Claudio, comunque sei stato d'aiuto. Devo dire, mi sono divertito, ho trascorso una bella giornata con il nostro amico Claudio. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qua all'interno di questo. Di questa location stupenda che è il Salone delle Terme, di questo centro del benessere veramente incredibile che ci dà ospitalità. Ringraziamo DTV, la nostra emittente Canale 90, mi raccomando, sintonizzatevi, mettete sul Canale 90, ci siamo noi il mercoledì sera, quindi con la Matriosca e tanti, tanti, tanti altri programmi naturalmente che DTV ci propone. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo velocemente per quanto riguarda il voto sul web, importantissimo perché potrete... votare, quindi la votazione continuerà per quanto riguarda internet, quindi in questa settimana andate a votare sul sito internet, scegliete il comune a cui fate riferimento, quindi voi di Saludecio potete rifarmi col punteggio su internet perché naturalmente su internet insomma decreterà una vittoria totalmente a parte. Detto questo ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti, Matriosca la prossima settimana, ciao, ciao Fontanelice, ciao Saludecio, ciao a tutti, grazie.